Sono qui quest'anno per questa nuova esperienza e credo sia qualcosa di molto stimolante per me, non tanto dal punto di vista atletico, ma per quanto riguarda quello che rappresenta questo Giro E, il messaggio che vuoi lanciare. Credo sia un qualcosa di molto importante per la società, comunque promuovere uno spostamento sostenibile, diciamo, no? Che poi quello che stiamo facendo noi adesso è solo una promozione, ma l'obiettivo credo sia quello di far conoscere le bici elettriche alle persone per poterle usare per andare al lavoro, per poterle usare per andare a fare la spesa e tutto quanto. Quindi credo che questo giro sia impostato nel modo giusto, nel senso che non avrebbe senso renderlo troppo competitivo, ma credo appunto abbia molto più senso rendere questa manifestazione, diciamo, cicloturistica con delle piccole prove come quelle di regolarità o dei piccoli sprint, giusto per dare quel piccolo renderle leggermente più interessanti, però appunto credo che lo spirito sia quello giusto, che è proprio quello di far vivere agli ospiti che stanno con noi, che sono persone normalissime, che non sono allenate, non sono professionisti. Il nostro obiettivo appunto è quello di farle andare a casa con il sorriso, con il ricordo comunque di una bellissima esperienza e di essere riusciti comunque a percorrere gli ultimi chilometri che di solito sono i più impegnativi di una tappa del Giro d'Italia con una bici e comunque utilizzando le proprie gambe, ma con un leggero aiuto del motore che fa in modo che queste persone riescano a concludere la tappa nel miglior modo possibile, insomma, godendosi tutta l'esperienza di quello che è il ciclismo.